La Fiat 124 Spider vista dal vivo qui al Salone di Detroit, è stata presentata, lo sapete, qualche mese fa a Los Angeles e ormai manca poco per poterla vedere anche sulle nostre strade, perché il debutto in Italia è previsto fra maggio e giugno, comunque in tempo per l'estate. La macchina che vedete qui esposta celebra il 50° anniversario del modello, che nasce nel 1966. In America l'hanno fatta blu, questa edizione celebrativa, in Italia e in Europa sarà rossa. Vi ricordo le caratteristiche tecniche del modello, che ha la stessa piattaforma meccanica della Mazda MX-5, infatti anche la 124 Spider è prodotta in Giappone a Hiroshima, nello stesso stabilimento, il che è una garanzia perché telaisticamente la roadster giapponese ha fatto scuola. L'italiana però avrà un motore diverso, un cuore diverso, 1.4 turbo benzina da 140 cavalli, e poi si parla di una versione più cattiva firmata da Abarth. Noi vi abbiamo già presentato su Omni Auto dei rendering interessanti, e questa versione potrebbe avere un motore 1750 turbo, lo stesso da 4C, portato a oltre 200 cavalli di potenza. Stilisticamente l'auto, lo vedete, richiama in modo piuttosto forte le caratteristiche della 124 degli anni 60, soprattutto per quel che riguarda il frontale. Ovviamente è stata tutta rivista in chiave moderna e gli sbalzi sono quelli del roadster classico, bello da guidare, con una perfetta distribuzione dei pesi, un cofano lungo e una forma molto slanciata e bassa. Vi lascio con un sondaggio per molti versi naturale, fateci sapere quale preferite fra la 124 Spider e la classica Mazda MX-5. Noi le proveremo molto presto e vi faremo sapere quali sono le differenze.